Buongiorno. Buongiorno, allora? Allora che mi dice? Che ma fa? Niente. Comincia a fare caldo, è un buon segnale. Com'è caldo il clima della politica sul nodo riforme, l'elezione diretta del Premier o quella del Presidente della Repubblica? Meloni vuole tenere fede ai suoi impegni elettorali, ma le divisioni persistono. Presidenzialismo, premierato, parlamentarismo, parole che sembrano uno scioglilingua e che invece fanno discutere e come la politica. Ma i cittadini sono preparati? Come si parla di politica? Io non ne capisco un H. Perciò è inutile, perdi tempo con me, non ti dico niente, no comment. Si pensa a un'elezione diretta del Premier da parte dei cittadini e anche addirittura possibile del Presidente della Repubblica. Lei è contrario o favorevole? Ben venga, ma perché no? Aspetta, ti spiego su, per quanto riguarda la politica non mi interessa niente. Ma perché questo disinteresse? Non mi interessa più, tengo 76 anni ormai. La mia carriera l'ho fatta. Tanto non abbiamo titolo in parola, questo è quello che penso, anche se possiamo decidere cosa possiamo decidere, loro fanno comunque come vogliono. Deve essere accolto dal popolo, non è che il governo elegge quello che vuole lui. Ma hanno aumentato la pensione di 17 euro. Ah beh, allora sta a posto, vero? Grazie. L'elezione diretta, sì, per il Presidente. Per il Presidente della Repubblica? Della Repubblica, sì. Perché? Perché sì, lo dobbiamo decidere noi, perché lo devono decidere loro? Loro fanno sempre quelle che vogliono loro e noi decidiamo noi i cittadini. Sì, quello sì. Perché? È perché mi piace che sia eletto dai cittadini e non da loro, quello sì. Presidenzialismo, parlamentarismo, premierato. Vorrei dire una cosa, però non posso dire perché siamo capiti. Io non credo, io non vado più a votare. Addirittura. Sì, io non ci vado più a votare. Sa gente che conosce quando gli dà la vota, dopo è finito. Io le saccio a cucire e ninja vai a votare. Stop. Anche lei non va a votare? No, non mai, mai più. Non sia mai? No, che hai votato? Per essere delinquente. Dai, non esageriamo. Non esageriamo, perché che le fanno interessare se mi dici a fare interessati? Sta gente fanno i fatti suoi, ormai hai capito, si è capito, che vanno là non riesce più nessuno. Cioè lei dice la poltrona non la lascia nessuno. Quando si fa una riforma di questo tipo che proprio cambia radicalmente il sistema di voto, il sistema di presidenzialismo, è meglio che tutti siano d'accordo. Ma è favorevole. Comunque non, la politica ormai non fa più parte della mia vita. Sarei diciamo favorevole, ecco, sì. Per un'elezione proprio dei cittadini di queste figure? Sì, esatto. La politica, se le potesse tagliare dentro un cesto, aiutarle proprio a bruciarle, stesse buone. E perché? Non serve a niente. Ognuno pensa a coccia a sé. Senta, ma lei sarebbe d'accordo all'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Premier? Sì. Perché? Perché è quello che decide il popolo, lo decide. Le quattro gatti che stanno là sotto decide tutto loro. Non è vero, se non diceva loro è tutta un'altra cosa. Siamo in un mondo politico, l'unico a portata di mano.